Presentazione del Memorial Virtuosi, questa volta è dedicato a un aretino che ha portato alto il nome della nostra città, Walter Furioni, impresario teatrale conosciuto in tutto il mondo dello spettacolo. Marco Pasquini, imprenditore del settore sicurezza. Siamo a questa terza edizione, alla quale all'evento sportivo parteciperà anche la squadra della Gendarmeria del Vaticano. Sì, quindi giovedì 15 maggio alle ore 16 allo stadio di Arezzo, diciamo, ci sarà questo torneo di calcio dove parteciperà l'Isola, di cui io sono presidente, poi ci sarà la squadra della Gendarmeria Vaticana, dove comandante il nostro concittadino Domenico Gianni, e una squadra interforze composta da carabinieri, finanzieri e poliziotti. Barbara Fioroni, che effetto fa a distanza di così poco tempo ricordare il bambino? Beh, sicuramente sarà una serata emozionante, un grande effetto, però una cosa piacevole ovviamente. Sarà una serata non una serata triste, perché mio babbo non amava, era una persona allegra, e di conseguenza dovrà essere una serata con un bellissimo ricordo, ma una serata viva, allegra. Ecco, una serata non solo nella memoria di Walter Fioroni, ma anche una serata sarà un'occasione per la beneficenza, una serata di solidarietà. Sì, diciamo, dopo l'evento sportivo tutti ci raggrupperemo al centro affari, dove verso le ore 20 ci sarà questa cena spettacolo, perché abbiamo voluto, visto che poi c'è Walter, abbiamo voluto proprio organizzare una cena un po' particolare, dove si esibiranno dei cantanti, dove ci saranno dei balletti e poi anche dei bellissimi ricordi. Il costo è 35 euro, considerando che, tanto qui siamo in famiglia, diciamo 25 euro vanno per la cena e 10 euro vanno per la beneficenza. La beneficenza che sarà? Beneficenza devoluta all'AIL e al Calcit. Alessandro Fioroni, fratello, ha detto forse ci sarà anche una grande sorpresa. Faremo di tutto perché possa esserci una grande sorpresa. Qualche ospite? Vediamo, per il momento il problema è che sono anche periodi in cui gli artisti sono un po' impegnati e di conseguenza vediamo se riusciamo comunque a far sì che qualcuno possa esserci il 15 maggio.